Per quanto riguarda il progetto Waterfront, il TAR ha sospeso, ha dato la sospensiva al ricorso per quanto formulato dalla seconda classificata verso l'assegnazione del progetto dei lavori del garage interrato a Via Libertà. Questo compromette tutto il progetto, si andrà avanti, come funzionerà? Allora, in questi giorni abbiamo cercato delle garanzie, abbiamo interloquito con gli uffici della Regione e abbiamo avuto appunto la rassicurazione che in ogni caso non è compromesso il lotto A e poi che ci potrebbe essere eventualmente qualche possibilità di recupero del finanziamento. Questo perché questi elementi sul quale poi il TAR si è pronunciato risultavano anche a noi essere degli elementi negativi, degli ostacoli. Oggettivamente, non appena ci siamo insediati e abbiamo potuto verificare quelli che erano stati gli atti di gara per il Waterfront, abbiamo potuto appurare che effettivamente c'erano delle problematiche e quindi ci siamo premuniti, abbiamo fatto un po' un giro dei vari uffici regionali per avere delle rassicurazioni. Quindi mi sento tranquillamente di dire che non c'è problema per il lotto A. In ogni caso spero che comunque così come vorremmo operare, come stiamo per operare nelle prossime settimane, spero di riuscire a trovare, che riusciamo a trovare una soluzione e comunque di garantire l'ultimazione anche del parcheggio entro la fine dell'anno. Quindi ci stiamo lavorando, sono fiducioso che qualche risultato comunque lo riusciremo ad ottenere.